Mercati meno severi del previsto sulla crisi politica italiana. Piazza Affari sopra la parità e spread contenuto entro i 240 punti base. Partita la campagna elettorale per il voto del 25 settembre. Tra dì e accuse, per ora tutti contro tutti. 11 giorni all'ultima tappa di Allison Tour, il 2 agosto alle porte di Catania, da Cireale, primo confronto sul futuro del paese e del sud in vista delle elezioni. Da stasera nel TG News, una rubrica con le opinioni dei protagonisti della mobilità sostenibile. Nuove stime della BCE, inflazione in crescita nell'area euro del 7,3% per il 2022 e del 3,6% nel 2023, PIL rivisto al ribasso, più 2,8% quest'anno e più 1,5% nel 2023. Prima intesa tra Russia e Ucraina dall'inizio della guerra, oggi a Istanbul la firma dell'accordo per aprire corridoi navali e far ripartire l'export del grano.